Ho sentito parlare di percezione della violenza, insomma, attraverso i media, che ricordo i media ci campano sul montare le notizie, quindi chi legge abitualmente i giornali ormai penso l'abbia imparato. Cosa dire? C'è un problema di sicurezza? Ci vuole poco a risolverlo. A parte le iniziative spontanee dei cittadini con le chat di WhatsApp o con quei consigli comunali dove approvano il controllo di vicinato, no? Per cui fanno queste iniziative più o meno organizzate, più o meno utili, perché poi alla fine creano una sensazione di protezione tra cittadini e si sentono un po' più tranquilli. Ma la soluzione è presto detta. Voi da me. Ci vogliono i soldi, soldi per acquistare attrezzature per le forze dell'ordine, per assumere quel personale che non viene più assunto, per fare in modo che quei territori che sono anche più sensibili a questo tipo di, non solo di percezione, ma di azioni criminose, vengano tutelati. Qual è il problema? Cioè, il problema è solo lì. Noi stiamo parlando di, legittima difesa. Quando la difesa dovrebbe essere, come declinato in una lectio magistralis qui in aula oggi, su chi sia a dovere fare lo Stato, chi è lo Stato che si deve preoccupare. Lo Stato si deve preoccupare, ma lo Stato taglia. Quindi o cambiamo rotta e non possiamo certo farlo noi che non abbiamo le competenze come regione, o lo Stato cambia rotta e comincia ad assumere il personale che deve assumere e comincia ad attrezzarlo, come diceva anche la mia collega. Con le attrezzature e le risorse necessarie ad affrontare questo problema, o se no stiamo parlando del nulla. Stiamo parlando del nulla perché, per quanto sia comprensibile anche la volontà di tutelare la propria vita, i propri beni, eccetera, comprensibilissimo, ma proprio perché questo tipo di intervento dovrebbe essere a carico dello Stato. Lo Stato deve farsi carico del problema. Lo Stato non si fa carico del problema e questo genera la discussione lunghissima che stiamo facendo oggi su un tema che non dovrebbe essere nemmeno nostra competenza gestire, ma è magari sicuramente competenza di qualunque forza politica anche renderlo attento e sollecitare chi di dovere perché agisca. Il punto sta tutto lì, a mio avviso. Il resto sono ottime intenzioni, sono dimostrazioni di quanto uno sappia del funzionamento dello Stato, di quanto uno conosca la legislazione italiana e le normative che regolamentano questo tema, ma poi alla fine, nel concreto, non porteremo a casa nulla. Questo è chiaro, perché se ci fosse la volontà di risolvere questo problema non avremmo n disegni di legge di n forze politiche che sono lì, che aspettano di essere discusse e votate, che non verranno mai approvate se non si hanno i numeri per farlo. Se si vuole affrontare realmente il problema, ci sarebbe una proposta politica che va entra nel merito e lo risolve, cacciare i soldi. Invece di tagliare da parte dello Stato, bisogna finanziare le forze dell'ordine e renderle operative ed efficaci come dovrebbero essere, altrimenti è inutile anche fare queste discussioni. Grazie.